Benvenuti a questo primo incontro della domenica. Abbiamo visto ieri vari autori, varie autrici, dalla notte al museo a Frédéric Pajac, disegnatore e scrittore. Abbiamo avuto un incontro con Jean Legnos, grande romanziere, e stamattina apriamo questo nuovo incontro con un'altra sfaccettatura di questo rapporto tra la scrittura e le altre arti, grazie a degli ospiti sono molto felice di avere qui e che vengono tutti dalla Svizzera romanda, e già questo mi è sembrato piuttosto interessante per poter dare uno scorcio di quello che succede in quella parte della Svizzera rispetto a questo rapporto tra le arti. Abbiamo Jeremy Gendre, che buongiorno, insieme a Fabien Radi, avevamo già avuto il piacere di pubblicare sulla nostra rivista Specimen, e ho pensato subito a loro quando ho avuto l'idea di dedicare un incontro al libro d'artista, che è un qualcosa che andremo a scoprire grazie a loro, perché è veramente un oggetto che può prendere varie forme, ma che in genere è un'unione di scrittura e di immagini. Sia Jeremy che Fabien sono sia scrittori puri, scrivono romanzi, racconti, sia artisti che usano semplicemente l'immagine, e in questo formato del libro d'artista queste loro due anime si mettono assieme. E poi ho avuto l'immenso piacere a un certo punto durante queste ricerche di conoscere Donatella Bernardi, che è artista ed è anche al momento direttrice della Maison Rousseau et Littérature di Ginevra. Donatella, tra l'altro, aveva pubblicato un libro che io avevo molto presente, perché per un caso era uscito dallo stesso editore e nello stesso anno di un mio libro, e poi avrete modo di vederlo insieme a tutti gli altri. E Donatella fa proprio del libro d'artista un perno della sua produzione. Quindi io adesso lascio la parola a loro, sarà Donatella un po' a gestire l'incontro, ma lei è qui anche come ospite e come artista. Non ho altro da aggiungere, e buon incontro, e grazie a voi di essere qui. Alors, merci pour cette invitation. Je pense que pour nous FS Fiction Poème, che è stato scritto da Fabien Radi, e qui ce l'avete sul tavolo. La nostra idea è quella di invitarvi a venire qui sul palco a guardare un po' questi oggetti, questi libri. Abbiamo anche preparato una presentazione per lo schermo, così potete vedere anche ingrandito tutte le cose di cui andiamo a parlare. Insegna alla ED di Ginevra, formazione in geologia, quindi la storia appunto dei vari strati, e poi ha fatto anche diciamo una specie di svolta attraverso la biblioeconomia, la cultura, il cucito, la pasticceria. E quindi praticamente il nostro bisogno di mutande praticamente è impossibile da togliere, quindi eccoci. E poi è per Jeremy Gendre, è nato nel 78, e dopo il suo diploma alla Scuola delle Belle Arti di Ginevra nel 2001 inizia una serie di residenze di artista che è abbastanza impressionante perché è molto internazionale: Budapest, Ungheria, Finlandia, Nizza, e poi anche California, e poi ancora anche al Centro Archeologico Europeo di Vibrac in Francia nel 2013.
14 genre, concepisce anche installazioni da una ventina di anni, se ho capito bene. E nelle sue installazioni vedrete che il testo e il libro hanno davvero una collocazione interessante, un posto interessante. E poi insieme ai suoi libri porta avanti anche una carriera di artistico, d'artista con installazioni, con linguaggio plastico, seguendo le convenzioni, l'arte contemporanea negli spazi e così via. E poi per quanto invece riguarda me, è certo un po' strano presentarsi da soli, io voglio leggere un testo che è stato scritto da Jacqueline Burka su di me e ho avuto veramente il privilegio e la fortuna di lavorare con Burka, una critica d'arte che forse conoscete e che è stata la redattrice, caporedattrice della rivista Parquet, è stato molto importante nelle arti visive per una trentina di anni. In seguito alla L'arte di Donatella Bernardi prende forma principalmente in installazioni effimere, performance e pubblicazioni, adatta i supporti e i formati che usa a seconda dei temi e dei luoghi. Tra le opere prodotte finora solo poche sono state realizzate per essere acquistate o possedute. Donatella organizza festival, cura mostre e realizza film. L'arte è la chiave delle ricerche appassionate di Donatella Bernardi che investigano in ambiti come la cultura popolare, il femminismo, l'antropologia, la storia, il colonialismo, la migrazione, la tassonomia, la religione, la pirateria. L'arte la conduce in un vasto spazio-tempo storico e continua questa piccola lettura perché penso credo che quello che vado a leggere in realtà si applica metaforicamente anche ai miei colleghi. Quindi ho lavorato davvero molto in seno ad un collettivo, Zoé Bernardo. E anche qui prendo un passaggio, un collettivo d'artisti, eravamo fra i due e le cinque persone, la posizione adottata da Zoé e Bernardo, e cioè utilizzare un'immagine già esistente, richiama fin da subito l'attenzione su un processo che sarà ancora più marcato nell'opera di Donatella Bernardi o anche presso i miei colleghi Fabien Radi e Jérémy Gendre. Sceglie consapevolmente la strategia concettuale dell'appropriazione apparsa nell'arte negli anni 70. Svela così il suo punto di vista. Per lei la paternità individuale o maternità di un'opera è meno importante della disponibilità di un materiale già elaborato nell'obiettivo di un uso collettivo. Conferisce nuovi contenuti, una nuova simbologia e un'energia particolare a ciò che prende in prestito. Come molti artisti che affrontano la questione della paternità o maternità di un'opera e della sua identità, la ricerca dell'ego, del non ego, del noi, riprende il celebre aforismo di Arthur Rimbaud, io e un altro. Con l'utilizzo di tanto materiale già esistente, si oppone anche all'idea di fare tabula rasa del passato, rifiuta la pressione esercitata da un bisogno frenetico di essere ipercontemporanei e il sistema autodistruttivo che sacrifica in modo drammatico e a un ritmo sfrenato l'appena creato. Negli inferi della mitologia greca scorrono due fiumi, l'Ete, il fiume dell'oblio, e Mnemosine, quello della memoria. Donatella Bernardi o Fabien Radi o Jérémy Gendre attingono l'acqua da Mnemosine. È nata nell'era del postmodernismo ed è, penso sia interessante parlarne anche questa mattina, vive con l'urgenza di interrogare continuamente il passato e la scala dei valori. È vicina allo storico dell'arte e teorico della cultura Abby Warburg, che oggi esercita un fascino crescente su molti artisti. Warburg è stato un pensatore visionario interdisciplinare che ha studiato la presenza del passato nel presente. È stato l'inventore delle formule del pathos, pathos formel, termine per indicare ogni gesto o comportamento che si applica universalmente a tutte le culture e a tutte le epoche. E nel suo Mnemosine Atlas Warburg ha raccolto quasi 2000 illustrazioni organizzandole secondo un principio di associazione di idee.
Donatella Bernardi compone allo stesso modo un mondo di associazioni attraverso collage, combinazioni di oggetti, intrecciando, riorganizzando saperi, invenzioni, letture e scritti. I principi della linearità diretta e della cronologia progressiva non le appartengono, o non appartengono loro, se lo applico anche ai miei colleghi. Sì, sì, può esserci. E mi sto chiedendo con quante altre persone questo può essere valido. Beh, la letteratura contemporanea sicuramente. Ecco, per noi l'invito a Babel è stata l'occasione di incontrarci due volte fisicamente a Ginevra, già alla Maison de la Littérature, e ci siamo detti: ma che cos'è la traduzione per noi? E cercheremo di parlarne in modo così fluido, cerchiamo di strutturare le nostre presentazioni. Per noi c'è traduzione / adattamento, c'è il titolo senza il titolo, ed è anche molto presente perché ne parleremo naturalmente, e poi ci sono le traduzioni inadeguate, che però possono essere fonte di ispirazione. Poi ci sono traduzioni di testi, libri oggetto, e poi traduzioni difficili, addirittura impossibili. Ci sono queste cinque tematiche di cui andiamo a parlare insieme. E in tutto ho calcolato una trentina di oggetti, non so se riusciremo a parlare di tutti questi oggetti. Ci sono dei libri oggetto, quindi per noi è molto importante la materialità delle cose, del libro, il format del libro, la carta utilizzata. E penso che veniamo da tradizioni, abbastanza grafiche, sono cose a cui teniamo in particolare. E penso che il materiale anche faccia parte del linguaggio che noi utilizziamo, quindi se poi venite qui sul palco vedrete che ci sono appunto formati diversi e sono appunto i linguaggi con cui produciamo questi oggetti. Benissimo, allora per la prima parte traduzione adattamento. Per esempio, tradurre una mostra in un libro, adattamento di una serie di disegni, di poster, oppure una traccia sonora, come lavorare il passaggio da un format all'altro, da un territorio all'altro, da una temporaneità all'altra, sono tutte cose che appunto affronteremo. E come esempio qui abbiamo un progetto che si chiama L'asino e il leone. È stata una mostra, è stato commissionato dalla Società delle Arti di Ginevra, e vedete qui c'è del fumo nello spazio. Abbiamo messo con André Lapsaison una macchina per appunto produrre del fumo, e quindi con l'asino e il leone è una parte di una commedia di Giordano Bruno che si chiama Il candeliere. Non ho capito. Avevamo appunto esposto questo vuoto de Miss Squadri, che è un italofilo, un ricercatore sulla commedia dell'arte che avevo incontrato all'Istituto d'Arte di Roma, e so che ne fa anche una residenza di artista anche lui appunto. Ecco, qui vedete accanto le varie opere. L'unico oggetto tangibile appunto nella mostra era questo libro d'artista e questo manifesto, questo poster. Ecco l'asino e il leone, e ho scoperto una cosa riguardando di nuovo questo quaderno, questo libro. E il dottor Shlomo, Giordano Bruno prima di tutto, il dottor Shlomo che forse già conoscete, e poi Oddi Freddi, e con Demis Quadri l'abbiamo intervistato, c'è anche questo linguaggio puro matematico, una sorta di purezza, e Demis Quadri ve ne ho già parlato, Nicolas Vanier, un altro artista di Ginevra, e poi Nils Verspan, un grafico, quindi molto importante esattamente come gli altri, e quindi figura qui insieme a tutti i vari ideatori di questo libro oggetto. Vi leggo l'introduzione, una parte dell'introduzione di questo piccolo libro.
Forse è l'introduzione anche di Ex Phrasis e anche la tematica di questo festival, vero? Quello scelto dagli organizzatori di Babel, una citazione di Voltaire, anzi forse lascio stare, nel candelabro la voce dell'autore, quello appunto di Giordano Bruno, 1548-1600, esce dalla bocca di Jean Bernardo, il pittore appunto della commedia, 1584. Bruno ricorre alla metafora del pittore, praticamente cerca di ritrovare delle scorciatoie, dettagli belli, dettagli della diversità, dell'invenzione, novità delle figure, ma praticamente il pittore è colui che domina i vari effetti, e questo non è quello che capita invece allo scrittore. E nel furore eroico 1580 e qualcosa c'è tutto un insieme, una processione di cavalieri con ognuno un emblema diverso portato. E questa impresa è descritta verbalmente ma non illustrata, forse per ragioni economiche, forse perché l'immaginazione del lettore appunto viene stimolata ancora di più. È una piccola, è un esercizio di ekphrasis invertita, ispirato dalle accoppiate Dante Alighieri e Gustave Doré, o ancora Lewis Carroll e Harris Furniss. Il gioco è diventato quello di due artisti ginevrini, dottor Shlomo e Nicolas Vanier, il cui linguaggio visivo è sufficientemente distinto per rendere in immagine la miscela caratteristica dell'opera del Nolano, che sa dove di dialogo, dove di commedia, dove di tragedia, di poesia, d'oratoria, dove lauda, dove vitupera, dove dimostra e insegna, dove ha or del fisico, or del matematico, or del morale, or del logico. L'asino e il leone è anche una scommessa, quella di una doppia traduzione, decisamente target più che source oriented, che con consapevolezza mira piuttosto ai propri destinatari, piuttosto che alla propria fonte. Tradurre significa dunque lavorare attraverso proiezioni, tentative, trasformare a poco una carta in un'altra. E questo è di Umberto Eco. Si è dovuto passare dall'italiano dalla fine del XVI a quello odierno, poi al francese, quindi una doppia traduzione. La qualità scientifica ed esegetica della filologia è stata sacrificata in favore, speriamo, della contemporaneità. Trasferimento che ha implicato a volte riscritture e tagli, incoraggiato da alcuni adattamenti teatrali o cinematografici. Ecco, forse possiamo già far vedere alcune pagine del libro qui. Vedete, sono 300 pagine, questa commedia del candelabro, ci sono 12 frammenti di scene. Avevamo chiesto a questi due disegnatori, appunto illustratori, di illustrare in piena libertà. Questo è il dottor Shlomo. E poi abbiamo Nicolas Vanier. Avevamo scritto anche una biografia, bisogna sempre fare dei CV per il catalogo, con una serie veramente molto alta di note e di riferimenti. E poi, per finire con quest'opera, vorrei passare la parola alla mia collega, ai miei colleghi, e vi leggerò la favola della Asino e del leone. Forse vi farà sorridere, forse no, è quello che ha preferito Jacqueline Jocquard. Ecco questa favola. Atto 2, scena 4. Un tempo il leone e l'asino erano amici e, andando insieme in pellegrinaggio, s'accordarono che nell'attraversare i fiumi si sarebbero trasportati vicendevolmente a nuoto, cioè che una volta l'asino avrebbe portato in groppa il leone e l'altra il leone avrebbe trasportato l'asino. Dovendo dunque andare a Roma, giunti al fiume Garigliano, e non avendo a disposizione né barca né ponte, l'asino
prese sopra di sé il leone che, mentre il primo nuotava verso l'altra riva, per paura di cadere, gli piantava sempre più le unghie nella pelle, di modo che penetrarono fino alle ossa del povero animale. Lo sfortunato, portando pazienza, fece la traversata meglio che poté senza dir parola, salvo poi, una volta giunti in salvo fuori dall'acqua, scrollarsi un po' il dorso e sfregarsi 3 o 4 volte la schiena sulla sabbia calda. Poi proseguirono il loro cammino. 8 giorni dopo, tornando indietro, toccava al leone portare l'asino. Questo, standogli sopra, per non cadere in acqua, afferrò coi denti il collo del leone e, ciò non bastando, per mantenerlo in groppa, gli ficcò il proprio strumento, o come vogliamo chiamarlo, mi capisci, per non usare brutte parole, nel vuoto sotto la coda dove manca la pelle, in maniera che il leone sentì più angoscia d'una donna durante le pene del parto. E si mise a gridare: ehi, ehi, oi, 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 ahimè, ehi, traditore. Al che l'asino rispose con espressione severa e tono grave: pazienza, amico mio, come vedo, non ho altre unghie che questa per attaccarmi. E così il leone dovette soffrire e sopportare fino a quando ebbero attraversato il fiume. A tal proposito, morale: ogni cosa conosce il cambiamento. E quando si presenta l'occasione, nessuno è asino tanto stupido da non approfittarne. Giordano Bruno. E dunque, adesso passiamo a Ricrac. È d'accordo, sì, proseguo. Io riprendo un po' dalla introduzione data da Matteo Campagnoli. Attenzione. Fabienne e io eravamo sia scrittori normali che fanno letteratura, ma insieme, attenzione, anche degli artisti. Ed è vero. Io ho avuto sempre, seguito sempre questa doppia pratica di realizzare libri e fare mostre e non sistemare le cose in cassetti separati, ma spesso di svuotare i cassetti e rimettere tutto insieme mescolandolo. E il passaggio dalla mostra al libro o dal libro alla mostra è questione che mi impegna regolarmente. E dunque il primo esempio di libro di cui volevo parlarvi è questo, Ricrac. Non è il mio primo libro questo, avevo già pubblicato diversi libri, piuttosto di letteratura e anche piuttosto d'arte, e il libro che era piuttosto legato alle mostre. Avevo un problema relativo alla questione del libro che accompagna delle mostre, sovente sono molto formattati questi libri, molto dotti, molto codificati, sono i cataloghi delle mostre, bisogna però che le mostre possano vivere anche la fine della loro durata e che perdurino in un libro, però in generale questi sono come degli album, dei souvenir dopo le vacanze, perché uno possa ricordarsi della mostra, e trovo che è un formato molto noioso, quindi ho cercato di trovare dei mezzi per prolungare l'esposizione o completare l'esposizione in altro modo rispetto a un catalogo ordinario. E così ho scelto di parlarvi per primo di Ricrac, perché è un buon esempio di come si può tradurre dei quadri in cartoni animati, come si adatta un romanzo al cinema. Traduzione o adattamento è una questione che mi interessa da tempo. All'inizio doveva essere una mostra Ricrac che volevo fare con la mia gallerista, prima a Berna e poi a Parigi, ma poi all'epoca avevo un bambino piccolo e non ho potuto fare questa mostra, quindi con la mia gallerista abbiamo deciso quali opere mostrare, disegni e testi, però mi sentivo frustrato perché non avevo fatto la mia esposizione, era la mia mostra e non ero neanche lì per vederla. Comunque mi sono detto: non è grave, faccio il libro della mostra per sostituire, per compensarmi del fatto di non essere potuto andare. Dunque ho fatto un adattamento a fumetti di questa mostra, Ricrac,
Fabien, ti ricordi? Sono disegni e testi e cose che formalmente ricordano quello che si trovano nei cataloghi delle mostre, però si adattati più a una forma che rassomiglia più al fumetto. Forse puoi mostrare l'altro esempio. E dunque è abbastanza semplice come procedimento ed è un procedimento che ho ripetuto anche altre volte, una volta con una mostra che si chiamava Catalogue, Campo Catalogo, e anche il suo libro si chiama così, e nel libro si trovano tutti i disegni, i quadri e i testi che si trovavano nella mostra, ma rimaneggiati, tradotti, adattati a questo formato che forse non vi dirà granché in terra italofona, però in terra francofona è un formato abbastanza consueto, è il formato degli album di Topolino, di Picsou. Chiedo scusa a mio figlio perché tutto questo, c'è molto di Paperon de Paperoni e di Topolino, quindi dei libretti che come giravano per casa all'epoca, visto che il bambino era piccolo, e lì ho fatto come catalogo, raccoglie tutti i testi e tutti i disegni, però con questa limitazione di lettura. In una mostra, diciamo, si pensa alla cronologia, questo quadro è stato dipinto prima di quest'altro, poi quest'altro, poi quest'altro, c'è un ritmo di lettura del catalogo che è fornito dal nostro percorso, dalla passeggiata nel museo e che si ritrova abbastanza naturalmente nel libro. Non è un gesto complicato tradurre una mostra in libro, però è un gioco che dimostra delle forme di scelta, che esattamente come quando si adatta un romanzo per il grande schermo, è lo stesso gesto alla fine. Questa questione dell'adattamento cinematografico è qualcosa che mi interessa molto e spessissimo, quando un libro mi è piaciuto moltissimo, ho il timore, anzi il terrore di vederlo trasposto per il grande schermo, e quando vedo un film che mi piace e vedo che è un adattamento da un romanzo, spesso vado a leggermi il romanzo dopo, non per vedere qual è meglio, ma per vedere che cosa è successo nella trasposizione, nella traduzione, quali scelte sono state fatte, che cosa è stato accorciato, abbreviato, tutte le scelte fatte dagli artisti, che siano gli autori oppure i registi. E dunque queste variazioni le trovo molto interessanti e mi interessa anche lavorarci io stesso. Per quanto riguarda la velocità, si visita forse la mostra alla stessa velocità con cui si legge un libro? Beh no, nella propria biblioteca o nella biblioteca altrui si può sempre ritornare per riprendere e rivedere il libro. E direte, per il film è un po' la stessa cosa, però c'è una variazione di durata. La lettura delle opere singole da una parte, quadro oppure pagina, e invece in sequenza nella lettura, quando si sfoglia, cioè, che per me è piuttosto importante. La questione della velocità ne parlo abbastanza spesso perché corrisponde anche a una certa velocità di lavoro. Ci sono dei libri che impiegano degli anni per farli e altri che invece li butti giù in 2 settimane. E questa questione della velocità della creazione, che si ritrova nella velocità della lettura o della contemplazione, per me è di grande interesse. E questa idea di avere dei quadri che diventano pagine, e che implica una narrazione, una continuità dunque, forzata dal libro, però in realtà da me ben accetta, perché naturalmente questo ricorre nelle mie mostre, e penso che qui abbiamo una transizione perfetta per passare la parola a Fabien Radi. Beh, io non faccio mostre
per lo più sono scrittrice e faccio delle locandine, dei poster che hanno rapporto con i testi, però non so disegnare e dipingere come Jérémy. Il libro d'artista è per me uno dei mezzi d'espressione e comincio da quello che si chiama Il declino del professore di tennis, che è una commissione di FRAC francese, sono i fondi regionali di arte contemporanea, finanziamenti concessi per varie da varie regioni. Si tratta di acquistare opere di artisti contemporanei con questi finanziamenti, con questi fondi, e si cerca di valorizzare queste opere in modi diversi. Per esempio, ci sono degli storici dell'arte che presentano e analizzano queste opere, ma cercano anche di aprire e quindi chiedono a scrittori e altri artisti di fare qualcosa con queste opere d'arte. E in realtà io ho proposto, quando mi è stato chiesto di fare questo lavoro, ho detto beh, allora scelgo fra quattro fondi, tre opere che mi piacciono, e a partire da quelle utilizzerò questa costrizione, se volete dire così, l'obbligo di dover scrivere dei testi. E come diceva Donatella, ne ho fatto delle favole. Adesso ve le faccio vedere. Sono delle piccole edizioni in Francia. E qua non siamo di fronte a un libro d'artista, siamo di fronte a un libro di cui ho scritto dei testi a partire da opere d'artiste. È un piccolissimo editore, cosa che trovo molto interessante per quanto riguarda il passaggio dal libro al libro d'artista. Io non sono stata io a scegliere il formato, ho potuto scegliere il colore comunque, e ho trovato interessante la quarta di copertina che l'editore aveva deciso di mettere, anziché la scheda del libro, la biografia dell'autrice. Qui che cosa ha messo? Visto che Jérémy anche lui, diciamo, era in contatto con questo editore, ha scelto un'immagine che corrispondesse al libro. E l'immagine di un'opera di artista che si chiama Babette Radu, che rappresenta una sorta di tendaggio. Dunque l'artista ha avuto un minimo di potere decisionale nell'allestimento di questa pubblicazione, e ho scelto delle opere. Qua vi mostro tre opere, per esempio. Naturalmente mi sono scordata il nome degli artisti. Sì, Stéphane Bérard, installazione. Questa è Anita Molinero, compressione, riscaldamento di oggetti in plastica, icona di segnalazione, se volete. E questo qui è, non me lo ricordo più, Suzanne Roski, no, Jérémy Lafont. E questa è una specie di albero con molte gomme da masticare incollate sopra. Io ho scelto l'immagine, dopodiché si è trattato di scrivere delle storie, dei racconti. Questo si, per esempio, si intitola Gendarme Esteta, storia di un gendarme. In generale, quando scrivo, comincio la storia e non so mai da che parte devo andare, ed è mano a mano che decido che cosa succederà dentro la storia. Qui abbiamo un gendarme fotografo, che fotografa dunque degli incidenti, e comincio, ma è come tirare il bandolo di una matassa di lana. È complicato mettere insieme una storia, e devo dire che è una forte limitazione, penso, come riferimento a Perecchia. Allora, il declino del professore di tennis. Avevo scelto tre opere, una questa che trovo davvero molto strana. Si direbbe, diciamo, un tronchetto con delle palle da tennis inserite dentro, fuse dentro. L'artista Nicolas Maman, avevo anche amato questa immagine, questa sorta
bizzarro boschetto di funghi sovrapposto a un forno microonde. E questo è Émilie Paratot. E l'ultima, questa è un po' più semplice, una fotografia. E vedete dunque in che maniera cerco di montare una storia, un racconto a partire da immagini. E forse vi leggo, perché quello che mi è interessato fare con queste quattro favole è stato anche di riprendere i codici della fiaba, prendere delle storie che cominciano per solito con un personaggio, un giorno un uomo oppure una donna, non sappiamo mai dove succede, quando succede, in quale momento, c'è una intemporabilità, e alla fine c'è la morale. Questo è il principio delle favole di La Fontaine. E poi in qualche maniera piegare, dare una torsione a questa forma consueta. E nel libro c'è il paratesto, dunque le citazioni, cioè i colofoni, i ringraziamenti. A me interessa molto il lavoro anche su questi elementi della pubblicazione. E in esergo ho messo una frase di un artista che si chiama Louise Loller, che veramente riassume bene l'idea della fiaba, del racconto. E questa frase che ha mostrato su un biglietto da visita come murales dice questo: c'era una volta un bambino e tutto bene quel che finisce bene. Questa è la citazione iniziale. E allora mi sono detta che piuttosto vi leggo la prima e l'ultima frase del testo. La prima di frase, la grossa brutta e il buffone capelluto. Mi scuso con le interpreti, spero che tutto vada bene, ma molti di voi parlano francese. Un giorno una grossa donna brutta vestita con una combinazione blu petrolio con molte tasche incontrò un buffone dell'aria losca con molto capelluto mentre passeggiavano in un bosco. E l'ultima frase, la morale, i boscaioli fuggono, i disegni restano. E la seconda favola, che si intitola Il gendarme esteta. C'era una volta, in una valle di bassa montagna, un gendarme che amava fotografare degli incidenti. Morale: un gendarme sdraiato è meglio che tre coni segnalettici. Il gendarme couché, in francese il gendarme sdraiato, è quello che si chiama sleeping policeman, è il dosso che rallenta la velocità, si mette sulle strade. La terza fiaba si chiama Due sorelle ostinate. C'era una volta due false gemelle che si amavano molto, ma non si rassomigliavano affatto. Morale: la sparizione della madre non abolisce l'attrazione della terra, e la sparizione della madre può essere anche la sparizione del mare, mare, terra. E ultima fiaba, che dà il titolo a tutto il libro, Il declino del professore di tennis. La frase, mi scuso, è parecchio complicata. In un primo pomeriggio, su un campo di terra battuta appena rispianato da un preposto alla manutenzione dell'impianto, un professore di tennis guarda dritto davanti a sé e mostra la direzione del vento a due giovani giocatori alle prime armi. Morale: è più facile per un professore di sottrarsi al suo destino che per i suoi allievi di realizzare il loro disegno. Dessin
in francese hanno una forza, una forte assonanza, rimano, e in italiano no. Grazie mille. Vi dà un po' un'idea del formato, e adesso vi parlerò di un libro per riprendere un po' la riflessione di Jérémy. È stato fatto appunto con un editore che è anche l'editore di Matteo, credo, talvolta a Milano. Giovanna Silva e Chiara Carpenta mi hanno detto: ma noi non andiamo a fare un catalogo di una mostra così classico, ma facciamo invece un libro di viaggi. E avevo appena vissuto un'esperienza straordinaria. Per 6 mesi mi avevano dato la Kunsthalle di Berna e mi avevano detto: fai un po' quello che vuoi, Donatella, vorremmo solo che sia una mostra non stop, che duri 6 mesi e che ci sia un'evoluzione, che il pubblico possa vedere i cambiamenti. E all'epoca stavo anche scrivendo una tesi di dottorato sull'evento come concept filosofico, di cui non verrò a parlare adesso, ma si parla di temporalità e di velocità, e ne parlava poco fa anche Jérémy. Ecco, facciamo vedere la prima immagine qui. Vedete, il Noémie Gijax è la grafica che ha messo questa illustrazione, fa proprio parte della creazione di questo libro, e lei voleva fare un colore tono su tono, un po', come gli album di Tintin, un formato classico, ma il mio libro è un po' più piccolo rispetto agli album di Tintin. Dunque, è una sorta di miscuglio fra il minerale e il vegetale, e, ecco, ed è anche questo, diciamo, il concept del libro. Siccome la mostra va avanti per diversi mesi, è proprio il tempo che ritma tutto. Il tempo minerale è un tempo lento, il tempo vegetale può durare una stagione per un fiore oppure anche meno. E poi uno dei postulati di questo libro è dire che la pietra ha bisogno di molto tempo per formarsi, ma è anche estremamente fragile. Ecco, qui vedete una spedizione. E mio zio aveva fatto parte di questa spedizione nell'Himalaya nel 76. Andiamo avanti. Ecco la risalita, e poi si arriva fino alla cima. E andiamo avanti, anche questo è un viaggio verso l'est, e sono foto scattate nel 75, era stato appunto lui stesso in questa spedizione. E poi è una doppia pagina con Noémie Gijax. Abbiamo voluto raccontare questa mostra con appunto la temporalità come medium. Ci sono una doppia pagina per ogni settimana, e qui vedete le foto di Palmiro esposte, poi dietro vedete gli archivi archeologici del Palmiro, e poi durante la mostra ci sono state poi le esplosioni provocate dall'ISIS quando sono entrati nel Palmiro e hanno fatto saltare tutta una parte di questo sito archeologico. Dunque e quindi della Palmira, e quindi il tempo di questa mostra è proprio c'è stata una coincidenza abbastanza strana, no? Tra il mondo dell'arte e il mondo della politica e la guerra, e insomma è stato veramente un evento con vari livelli, se vogliamo. E poi avevamo tradotto in immagine tutte queste fotografie che aveva scattato mio zio. C'è stata una sorta di grande affresco, una sorta di grande muro a Berna che racconta le varie tappe della stessa spedizione, un po' come capita, sapete, durante il Medioevo, no? Che si mettono tutte queste cose uno dietro l'altro. E poi la questione della botanica nel contesto botanico, la storia un po' di mio padre che era appunto si occupava di botanica e ha lasciato veramente migliaia di diapositive di botanica. Alla fine del libro abbiamo di nuovo questo miscuglio un po' strano tra vegetale e minerale.
Ecco, e poi qualcosa che si ricollega a quello che diceva Fabienne, e questa è la lista, non so se anche Jérémy fa liste, però ci eravamo molto divertiti su questa copertina, è stata una decisione tra l'altro presa con la grafica che va da A a W, e da Alps a Waterfall, e che riassume un po' tutto quello che succede in questo libro. Ecco, credo che adesso si possa passare direttamente alla pagina 117, ma io invece vi parlerò dell'adattamento di un libro, il passaggio al manifesto, alla locandina. Quindi il testo può esistere, ma anche fuori dal libro, su delle locandine, sui poster, su bigliettini da visita. Insomma, i supporti possono essere effettivamente diversi, e questo è qualcosa che è a pagina 94, voglio farvi vedere, questa è la, sì, ecco la pagina 94, e l'idea era di riprendere titoli del film, è un grande lavoro di raccolta di titoli di film, è complicato perché non ci sono veramente tanti verbi coniugati per cercare di fare un inizio di racconto, ma cosa abbiamo fatto? Avevo una lista di film con dei verbi coniugati, altri con complementi d'oggetto, di luogo più che altro, e poi c'è proprio un lavoro di risistemazione. E ho fatto una versione francese all'inizio, e poi ci sono titoli di film, a parte la parola Marie, che è lo stesso Maria, che vi praticamente il titolo di un film di Godard, e poi anche un altro film, e non ricordo più di chi fosse. Però vabbè, non importa, e comunque non ci sono altre parole aggiunte, solo questa di Maria. E poi ho fatto anche la versione inglese, o più che altro per il cinema americano, e qui ho lavorato con un editore che si occupa appunto di libri d'artista, Boa Books si chiama questa casa editrice, e abbiamo appunto parlato di come fare un poster di questo, e mi ha proposto l'idea di prendere il miroir de page dell'edizione Gallimard, quindi come unico indizio che ci spiega il fatto che si tratta di una pagina di un libro è questo numero di pagina a sinistra che potete vedere qui, ed è una pagina di un libro ingrandita, e poi c'è la versione anglosassone. E anche qui credo che sia Penguin come edizione. E siccome è una pagina di un libro, inizia all'inizio o a metà di una frase, finisce anche con a metà di un'altra frase, faccio una lettura, e non credo che sia utile tradurre perché sono appunto titoli francesi, quindi noi volentieri tacciamo e lasciamo parlare la signora. J'ai épousé une ombre autour de minuit dans le jardin du bien et du mal. La mariée était en noir, les chaussons rouges, le rideau déchiré, la sirène du Mississippi. Ma femme est une actrice qui a peur de Virginia Woolf. Ma belle-mère est une sorcière, et au milieu coule une rivière. Je vous salue, Marie, à tout prix. Merci pour le chocolat. Mon nom est personne, prénom Carmen, profession reporter. J'ai toujours rêvé d'être un gangster. Ma vie est un enfer. Voilà, je m'arrête là parce qu'on est en train de... Ecco, mi fermo qui, perché insomma tutto questo è fatto solo con titoli di film, e questo mi interessava, era un progetto a cui pensavo da tanto, e sarebbe stato interessante tradurlo in un'altra forma, cioè non di un libro, non so quante pagine ci vorrebbero con quanti titoli, ma ecco perché 94, perché c'è un titolo di film che è 94, e poi ci sono 117 titoli di film utilizzati.
Bene, passiamo alla nostra seconda sessione, titoli senza titoli. I traduttori, le traduttrici talvolta trovano titoli migliori oppure titoli, semplicemente titoli adatti. Quindi titoli sulle copertine dei libri, il loro potere evocatorio, la loro non comprensione, la polisemia e il potenziale di deviazione del significato. Ecco, questo è un libro di artista che ho fatto nelle edizioni Ripopé. Sono due giovani donne che lavorano con una fotocopiatrice a colori e poi mettono insieme, cuciono insieme. È proprio questa idea di preparare, fare il proprio libro da soli. E proprio c'è questa idea appunto del fai da te anche insieme agli autori. E quindi questo libro si chiama Des hommes qui, uomini che sarebbe, qui, oppure chi degli uomini, e nella quarta di copertina, ecco, questo è stato illustrato da Jérémy Gendre, e trovo che si tratti proprio di una copertina davvero molto bella. E volevo avere una copertina proprio bella, perché dentro è proprio brutto, sono fotocopie a colori di libri che iniziano con l'uomo che, e mi sono resa conto da una decina di anni ad oggi che ci sono tantissimi titoli che dicono, non so, che iniziano con dei titoli lunghissimi e poi con verbi coniugati, l'uomo che, e non ci sono mai donne che, E allora cosa ho fatto? Una sorta di compilation di tutto quello che ho potuto trovare come libro e che iniziano con l'uomo che, ma il libro cos'era? Il lavoro era quello di risistemare tutto questo, quale libro metto di fronte a quale altro libro, ho fatto una classificazione temporale, l'uomo che con un verbo al passato semplice, all'imperfetto, al presente, al futuro, e poi c'è proprio questa idea in un secondo tempo di avere anche un certo piacere nel fare un seguito oppure nel creare dei contrasti, l'uomo che uccise l'inverno oppure che uccise Roland Barthes. Ecco qui l'uomo che vide l'orso e l'uomo che ha visto l'orso, e poi l'uomo che amava le donne. E qui è un Truffaut, e poi l'uomo che amava mia moglie, la mia donna. E quindi ecco, c'è tutto un seguito che non vado a mostrarvi adesso, ma c'è un certo piacere anche nel mettere nel Georges Didi Huberman, e vedete accanto Eric Emmanuel Schmidt, l'uomo che camminava nel colore, l'uomo che vedeva attraverso i visi. Naturalmente sono traduzioni libere di questi titoli. E l'uomo che prendeva la moglie per cappello, l'uomo che bisbigliava all'orecchio dei cavalli, e insomma, ecco, sono naturalmente queste traduzioni libere dei libri, che sicuramente hanno una traduzione ufficiale in italiano, e ecco, questo è l'insieme di tutti questi titoli. L'uomo che voleva partorire, che voleva avere... tocca ancora a me, continuo. Allora, questo è un secondo libro d'artista realizzato anche questo a Ginevra con Boa Books, e anche questa è una commissione, lavoro spesso per commissione, su commissione, e il Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, come i FRAC in Francia, vorrebbe valorizzare queste opere. Il Fondo di arte contemporanea ha circa 3.500 opere, e io volevo proporre, datemi l'elenco di tutte le opere che avete, solo il titolo, non voglio sapere né il nome degli artisti, né se siano sculture, dipinti o che cosa, e mi sono ritrovata con 3.500 titoli, e tra questi 3.500 in un primo tempo ho tolto i senza titolo, che erano circa un terzo. Il titolo si intitola senza titolo. È una specie di scatole cinesi.
E qui ho fatto queste foto di questa frase senza titolo, senza titolo. Ed è una selezione dei titoli che mi interessavano, di cui ne ho letti alcuni, perché e non so se si tratti di pittura. Li ho scelti perché i titoli mi intrigavano, mi affascinavano. Ve ne leggo qualcheduno. Quintessenza Fiori. Mental Fitness. Soffocamento numero 9. Non so se siamo su una barca bucata o se invece c'è un buco nel mare. Sguardo fisso su una poltrona a fiori. Il totafè giapponese. Ornamento in una direzione incerta, scusate la traduzione. Ed ultimo, sete di grido luminoso 29. Quindi c'è una sete di grido luminoso 1, 2, 3, 4 fino a 29. E allora, questi senza titolo mi sono presa 2 mesi per farlo, ho scritto dei testi e mi sono imposta questa limitazione da una parola a 5 pagine. E naturalmente ho cominciato a scrivere e quindi a un certo punto mi sono ritrovata terribilmente in ritardo, ma alcuni dunque li ho scritti molto molto brevi e ve ne leggo qualcuno. Soffocamento 9, e anche qui forse un po' complicato per la traduzione del gioco di parole, ma l'interprete ci prova. Si dice nuova, non nove. Soffocamento non è soffocazione, e voi dite Catherine de Neuf, non de Neuf. Dunque, giochi di parole sul francese. Questo mi piace molto. Il pittore della bustina di zucchero. C'era una volta un artista talmente modesto che diceva di essere pittore di bustine di zucchero. Morì di diabete. Volevo anche fare questo con quest'idea di usare solo i titoli delle opere, di opere, è questa. Avevo letto in Roland Barthes, per Roland Barthes, dice che ci sono tantissimi capolavori della letteratura che non aveva mai letto, ammette, per esempio Delitto e Castigo di Dostoevsky. Ma da qualche parte, dice Barthes, esiste da qualche parte nel mio paesaggio letterario, e esiste per questo, non l'ho però letto. Allora, leggendo questo, mi sono detta, ci sono tanti tanti titoli di libri mai letti, come il padiglione degli oncologici, che non ho letto, e ci sono tanti titoli di film che conosco, Tant qu'il y aura des hommes, ma non l'ho mai visto, e opere d'arte, ma non succede tanto in generale, uno si immagina del dipinto, ma non si ricorda il titolo del dipinto. Allora, per riparare questa ingiustizia, bisogna dare la parola ai titoli, ed è quello che ho cercato di fare. Con Fabienne spesso discutiamo di titoli e traduzione di titoli leggendo libri. Non leggiamo molte traduzioni e spesso ci ritroviamo a discutere di quello che si è perso o si è stato trasformato fra il titolo originale e la sua versione tradotta. Delle volte ci scandalizziamo, no, ma queste, ma hanno stravolto tutto. Delle volte fanno ridere anche le traduzioni e delle volte ci lamentiamo per come gli editori decidono di tradurre titoli, e ci stupisce che gli autori e le autrici si lascino tradurre titoli perdendo così una buona parte della sostanza. E quindi, per riprendere quello che diceva Fabienne, ci sono 2 libri tradotti
dei miei. Uno è stato, è questo piccolissimo che vedete, quello di questo di Fabienne, guardate quanto è grande, è un minuscolo libro, è un tascabile nel senso che entra nel taschino, vabbè, non ce l'ho, insomma, entrerebbe in un taschino. Sandwichsme in francese, sandwichism in inglese, dunque stesso titolo, differiscono per una E finale, peraltro muta. E quindi con l'editore abbiamo deciso di cercare di contrassegnare le differenze tra una lingua e l'altra, e l'editore questa volta ha avuto l'ottima idea di differenziarli facendo, strizzando l'occhio al titolo, e di fare la versione francese color senape e la versione inglese color ketchup. Di fatto è lo stesso libro. E a me sembra molto intelligente questo. Sicuramente se leggete in tedesco c'è un'imitazione. La copertina è, diciamo, camuffata da copertina delle famose edizioni tedesche Reklam. Parliamo di una non fiction che parla di un viaggio che ho fatto nel New England, il rapporto di una mostra che c'era alla Biblioteca Umanistica di Celesta. Che cos'è, allora mi sono chiesto, l'umanesimo oggi? Esiste ancora questa idea di ampliamento delle conoscenze, raccolta di conoscenze universali, nozioni universali su tutti gli argomenti possibili? E il libro, il viaggio, si conclude alla festa della mela, che è una festa che si tiene a Warwick, un piccolo villaggio del New England, dove mangio un sandwich chiedendomi questo. Il sandwich non è forse una perfetta metafora della connessenza umana? Agricoltura, allevamento, tra due fette di pane, che cosa si potrebbe inventare così una nuova forma di umanesimo e chiamarla il sandwichismo? Ma quarte di copertina. E qui mi ricollego a quello che facevi vedere Fabienne prima. Parliamo spesso con Fabienne di quello che figura sulle quarte di copertina, qualche cosa che spesso sfugge all'autore letterario. Sono gli editori che scelgono che cosa mettere, cosa stampare in quarta di copertina, e spesso noi autori e autrici non siamo per niente d'accordo con la scelta degli editori per la quarta di copertina. Qui ho avuto la fortuna di poter scegliere ciò che volevo che si leggesse sulla quarta di copertina, e quindi più che un riassunto ho messo contenuto, così come c'è il contenuto sulle confezioni di biscotti. E dunque, Aragosta, formaggio, scogli, libri, film, arte concettuale, scienze naturali, naturismo, umanesimo, balena, mela. Perché volevo parlarvi di questo qui? Perché anche sulla questione della traduzione in un paese quadrilingue come il vostro, dove spesso si impara a leggere le altre lingue nazionali leggendo quello che c'è scritto sulle confezioni, milch, latte, le, tavola della colazione naturalmente è l'origine di questa riflessione, e mi era parso interessante fare, diciamo, questa proposta. E poi ho già accusato gli editori di trattare malissimo i titoli, però ecco un nuovo libro da me pubblicato, Un buco celebre, che questa volta ha avuto un titolo assai migliore quando è stato tradotto, cioè il traduttore ha trovato un titolo molto meglio di quello che avevo escogitato io. La cosa mi ha inizialmente un po' infastidito, però alla fine sono stato molto contento, e quindi parliamo della traduzione verso la lingua inglese. E qui le due copertine si rassomigliano molto, quella inglese e quella francese. La copertina l'ho disegnata io stesso. Una volta l'abbiamo messa, riprodotta in alto
nell'altro caso dell'altra lingua l'abbiamo messa in basso per diciamo distinguere le due versioni in due lingue diverse. Il traduttore di lingua inglese ha scelto di spostare un pochettino il titolo rispetto all'originale. Per me ha migliorato il mio titolo. Non significa per forza che il traduttore ha sempre ragione o che l'autore ha sempre ragione con l'originale, però questo lieve spostamento, decalage che opera la traduzione, sicuramente può essere anche molto benefico, positivo. Mi rendo conto, come lettore, io, che molti dei libri che leggo sono traduzioni e che leggo molto poca letteratura francese. Non so che cosa ci sia che non va nella letteratura francese, forse ci sono delle cose che mi infastidiscono, ma questo è soprattutto l'effetto del passaggio alla traduzione, questo decalage che si verifica, ci dice che il testo ha delle volte bisogno di questo decalage per migliorare. Un buco celebre diventa un cavolo di buco in inglese che funziona magnificamente. È un romanzo molto breve, una novella. E questo è tutto quello che volevo dire. E io adesso vi faccio vedere queste particolarissime copertine che abbiamo concepito con Jacqueline Burkhardt e la traduttrice, Catherine Schellberg, che ha trovato un titolo per libro All'inizio Jacqueline aveva proposto le vie di una amatrice. L'interprete si scusa, non ha colto il titolo. E qui abbiamo dunque le due versioni in due lingue. Abbiamo fatto questa specie di pasticcio dei due ritratti, grazie a una disegnatrice cui abbiamo dato, Jacqueline e io, i nostri due ritratti, altrimenti insomma, potevamo anche avere una linea disegnata. Catherine Schellberg, che ha tradotto dal tedesco all'inglese buona parte dei testi di Jacqueline Burkhardt, ha detto, allora alla ricerca di una ospitalità illimitata e il corrispondente, traduzione abbastanza letterale, in francese, alla poursuite di un'ospitalità illimitée. E volevo parlare di questo e ora passiamo alla prossima opera, Post Tenebras Lux, che qui è fotografato da Sandra Pointer. E la foto si trova nella monografia d'artista che ha fatto Jacqueline Burkhardt sul mio lavoro. Visto che i libri fanno parte della mia pratica artistica e c'era tutta una questione di riproduzione di libri d'artista, ha voluto che fossero le mie mani e dunque abbiamo dovuto organizzare uno shooting con le mie mani truccate che tengono questo Post Tenebras Lux. È un po' lo stesso gioco che ha fatto Jérémy Gendre. Ho aggiunto alla parola latina lux, luce, e lux con una E in più, in francese vuol dire lusso, da luce a lusso. La cultura di Ginevra, che è una cultura dove l'oligarchia è protestante, e quindi la cultura in generale è protestante, ma c'è una cultura del lusso che predomina nel cantone di Ginevra. Come le due cose vadano assieme è questione che, come dire, ci interpella e ci interpellerà ancora. C'è il Museo Internazionale della Riforma, dove ci sono delle Bibbie molto sottili che risalgono all'epoca di Calvino. E quindi questo libro l'ho costruito con Gabriel de Montmollin, che è una persona di cultura protestante ed è duro, eh? È un libro che suona anche.
e che parte da un gioco di parole, però volevo anche dire che è interessante questa casa editrice che si chiama Labor et Fides, l'ho trovato proprio interessante, è una sorta di motto, no? Che aiuta, no? Si lavora duro e poi c'è questo culto del lavoro, e cosa che ci porta a pensare appunto alla cultura protestante, poi ci porta ad un catalogo, no? Di mostre, è vero che abbiamo anche degli incarichi che ci vengono dalla città e cerchiamo appunto insieme anche a quanto fa Fabienne di darci da fare, ci sono una ventina di artisti che abbiamo esposto, ho chiesto alla città di Ginevra di fare proprio un libro, non era previsto all'inizio ma volevo che restasse un qualcosa che documentasse il lavoro fatto e poi abbiamo trovato dei finanziamenti per fare questo libro ed è così la storia, no? Succede spesso, ecco andiamo avanti, questa è una versione un po' più ristretta diciamo del libro, vedete nel XVII, nel XVIII secolo sono state riprese alcune cose, cioè che cosa è il lusso e la parte distintiva diciamo, la parte bella che c'è sempre di attualità a Ginevra. Io ho voluto vedere questo come accadeva anche nel passato e anche, c'è anche la scuola d'arte a Ginevra, c'erano anche tutta una questione sugli orologi perché l'orologio era l'unico gioiello autorizzato a Ginevra perché non bisognava dire, ci si poteva come dire, giustificare del fatto di avere un orologio perché non era semplicemente un oggetto di lusso ma un oggetto utile. Ecco, abbiamo qui anche Jean Calvino, non entro certo nel dettaglio, e vedete anche il Duca di Brunswick, cioè Ginevra ha praticamente stato un ricettacolo di fondi esteri, in che modo tutti questi fondi sono stati poi utilizzati, ecco qui vedete il libro. Ritratti della borghesia, nonostante la cultura protestante, poi ci sono gli echi del cattolicesimo e poi ancora alla fine del libro, prima di tutte le varie note, dove c'è proprio veramente c'è tantissimo, c'è il motto della famiglia Pictet che supporta e astieniti, sarebbe la traduzione di questo motto in latino. E vedete qui, Pictet sarebbe il motore della sua berlina con all'interno veramente tantissimo lusso, ma che sembra un po' una scatola nera. E poi è stato in seguito esposto in un museo, è veramente bellissimo. Ho trovato che fosse bello poterlo riprodurre nel libro, quindi è tutto un gioco, se vogliamo, sulla cultura ginevrina. Bene. Io invece sono in cose ben meno erudite, mi occupo più che altro di forse piccole stupidate, tra virgolette. Io avevo fatto un poster che si chiama Poil et Bâtiment. E praticamente sì, è come se fosse Delitto e Castigo al quale si fa eco in qualche modo. E avevo fatto una pubblicazione che si chiamava Crawl et Sediment, cioè era una sorta di analogia, cioè un po' tirato per i capelli. Allora ho inventato questo Poil et Bâtiment, che sarebbe pelo e edificio, come traduzione libera, e ci sono sempre questi personaggi conosciuti, c'è David Lynch e ci sono... c'è per esempio un edificio che in qualche modo si avvicina, per esempio non so, il taglio di dei capelli di una persona conosciuta è un edificio praticamente la traduzione di un taglio di capelli in un edificio. Ecco, questo parlando di titoli, però vado avanti. Ecco, arriviamo alla nostra terza categoria su 5 e
E vediamo, andiamo ancora un pochino avanti, vediamo quanto riusciamo ancora a fare. Le traduzioni inadeguate, le cose mal tradotte, ma che sono fonti di ispirazione, oppure che sono strane, oppure che segnano, oppure che provocano dei quid pro quo interessanti. Ecco, questo è un libro d'artista che ho fatto con un grafico che si chiama Clovis Durand, e ho ripreso titoli di libri che avevo che ho tradotto in modo così sonoro, possiamo dire, la sonotraduzione. È una cosa che viene utilizzata dal movimento Hippo, ma anche Victor Hugo ne aveva parlato, e quest'idea del suono e cercare di poi stendere, di metterlo su carta. 41 titoli, sulla prima pagina c'è solo una parte di questi titoli. E quindi vedete, il titolo è su entrambi i lati, entrambe le pagine, e poi c'è tutto un lavoro fatto su come viene sistemata, come viene fatta la tipografia, la ecco, Jules Jim, non so se conoscete il film di Truffaut, e accanto Bouvard et Pécuchet. Sono un po' rapida perché so che non abbiamo molto tempo, ma ecco, era per darvi un assaggio. Ecco, questo è invece un manifesto, una locandina. In realtà è bianca, ma è fosforescente di notte. E ci sono personaggi celebri, ben conosciuti, personaggi del cinema, che hanno un cognome che potrebbe corrispondere ad un verbo coniugato all'imperfetto. E quindi, ecco, siccome siamo in Ticino, per esempio Paolo Conte, Paolo Conte, A-I-T, A-I-T, Gina Panè, non so se la conoscete, insomma, che suonano come se fossero coniugati all'imperfetto in francese. Ecco, c'è questo passaggio da un medium all'altro ed è stato adattato su alcuni, sulla cartellonistica, questi cartelloni messi uno dietro l'altro, un po' come la presentazione dei film. Ecco, vedete, nella città di Rennes, sembra appunto la presentazione di un film. Ecco, questo è un altro manifesto, un altro poster, sempre fatto con Clovis Durand, il grafico di cui vi ho parlato, dove ho ripreso dei nomi di scrittori famosi, di scrittori celebri, che sono stati tradotti in sonotraduzione, come ho detto, e l'idea era proprio quella di fare questo tipo di lavoro. Per me era importante da mostrarlo perché è fatto in serigrafia, non si riesce forse a vedere bene, ma c'è un colore, un'intensità del colore che è notevole, quindi l'idea di prendere della carta e poi dopo scriverci, fare una sorta di lista della spesa, un elenco. Ecco, cerco di mettere anche un pochino di audio per farvi vedere anche come funziona, perché sono libri da leggersi ad alta voce. Proviamo a vedere. Henri Miller, Richard Breutigam, Lewis Carroll, Samuel Beckett, Hemingway, June Fante, Thomas Mann, Anton Chekhov, William Faulkner, Don DeLillo, Harper Lee, Jim Harrison, Douglas Kennedy, Joan Chiver, Carson Magalhães. Ecco, vedete il lavoro, e qui ci ho veramente lavorato tanto anche con Google Translate. Potete chiedere a qualcuno di leggere questo testo, e poi bisognava lavorarci, bisognava che ci fosse la possibilità di riconoscere comunque in francese quello che veniva detto, seppur spezzato in modo come dire creativo. Ecco, continuo di nuovo a farvi vedere questa proiezione. Voilà. Voilà. C'est Jérémy. Ah, direttamente.
Ecco, tocca a Jérémy. Io avrei meno cose da dire su questo capitolo, su questa tematica, ed è un bene perché abbiamo poco tempo, ma dopo naturalmente parleremo ancora di titoli, della traduzione di titoli, per dirvi che le cattive traduzioni, le traduzioni non buone sono... ci segnano. Io in realtà sono debitore alle brutte traduzioni, perché mi spiego, molti dei libri che ho scritto, e sto pensando in particolare a questo mio primo libro, La Fonte des Bois, e anche quest'altro che è un piccolo giornale, e quando si è trattato, Le Passé sous nos pieds si chiama, quando dovevo appunto cominciare a scrivere, un buon motore per iniziare è quello di andare a spulciare, di andare a guardare negli oggetti trovati, non so, Deplian turistici, manuali di istruzioni per macchinari, o insomma tutta questa letteratura viene tradotta in modo industriale, non è tradotto da buoni traduttori e traduttrici come invece abbiamo a Babel, e noi ringraziamo, e con alcune parti direi molto approssimativo, e che creano una certa estraneità nel testo che per me diventa prezioso ed è abbastanza difficile da riprodurre spontaneamente, e spesso io uso proprio questo tipo di testi per iniziare proprio una fiction, per iniziare una narrazione, e perché c'è questo sapore, questa estraneità, questa particolarità che si fa fatica a riprodurre intenzionalmente, quindi utilizzare, fare il plagio di traduzioni malfatte per poi esserne ispirati e scrivere. Ecco, basta, direi che non ho altro da dire al riguardo, comunque non adesso. L'arte di trovare il titolo o di non riuscirci, vi ho dato un esempio quando lavoravo alla ZHK a Zurigo, dovevo dirigere una filiera di master, avevamo 80 studenti e credo che ce ne siano ancora 80, io non ci lavoro più, ma avevo proposto loro di fare una pubblicazione annuale che andasse a mostrare un po' quello che si faceva in questa scuola. Il primo di questi libri, sono riuscita a farne tre, dopodiché ho cambiato lavoro, e tra l'altro sono qua questi tre libri. Il primo titolo che abbiamo trovato era Art and Crisis. Allora, questo corso di studi non era proprio in crisi, eravamo proprio in mezzo al lusso, è un lusso incredibile per una scuola d'arte, e avevamo deciso di fare un viaggio a Lesbos in occasione di Documenta di Atene, e di nuovo ci siamo ritrovati lì con eventi collegati al mondo, all'attualità, e anche altri appunto avevano deciso di andare a Atene. Documenta, sapete che di solito è a Kassel, e poi è stato, come dire, sdoppiato, e c'è stata una crisi pazzesca in Libano all'epoca legata alla guerra in Siria, e con una mia collega in Svezia, con cui avevo già preparato il viaggio, arrivando a Zurigo ci eravamo detti prenderemo anche studenti dalla Svezia e altri da Zurigo e faremo insieme il viaggio, saranno due scuole insieme in questo viaggio. E quindi questo libro ci racconta di un anno di scuola d'arte, ci sono molte immagini che adesso non vi mostro ma che potete venire a guardare, con momenti particolari a Lesbos con una studentessa di origine siriana di Damasco che aveva studiato, che studiava a Stoccolma come rifugiata perché era arrivata lì e che non era potuta venire con noi a Beirut, alla tappa di Beirut, perché non poteva entrare sul territorio libanese, e ci ha spiegato, raggiungendoci a Lesbos, avendo visto anche Documenta di Atene, che ci racconta anche in parte quello che la sua generazione aveva vissuto, ci ha fatto proprio una narrazione, ci ha raccontato come lui aveva attraversato in barca il mare,
per poi fare appunto tutto questo viaggio su gommone. E poi col 2015 avete visto anche voi le immagini di questi rifugiati, migranti, poi la crisi anche umana, no? Tra il docente e lo studente. Non è in realtà una crisi, è qualcosa di molto profondo che si è avverato davanti a tutti questi studenti, anche con molto pudore. Ma come scrivere tutto ciò in un libro istituzionale, dove è praticamente una pubblicità per l'istituto, in cui si dice che si fanno mostre annuali, 30 opere con non so, edifici fantastici, il rettore appunto di questa Università De Meyer non era contento col titolo che abbiamo scelto, era stupefatto che noi osassimo dare un titolo di questo tipo a Art and Crisis. Diceva: non è una bella pubblicità per la nostra scuola. Ma era un titolo che piaceva invece molto a Clément Derrier, che era responsabile di edizioni particolari. Insomma, tutto sta nel titolo. Passo alla quarta tematica, e Art and Energy, per esempio, fotografie di Benoît Janet. Quindi, quarta sezione, traduzione di un testo in libro oggetto, l'oggetto libro, che cosa diventa il testo quando viene trasformato in immagine, spostamento di informazioni in un contesto diverso. E cominciamo con Fabienne Radi, Smax. Dunque, Smax doveva essere anche questo un libro sonoro. Ci sono, perché dentro ci sono degli Smax. Il mio primo libro d'artista, questo qui, che ho realizzato insieme alle edizioni Boa Books, l'idea era di prendere una scatola di cereali Smax e di spostare tutte le informazioni in un'altra forma, una scatola, cioè, mi scuso, tutte le informazioni della scatola di Conflex vengono trasposte nella forma di un libro della Gallimard, che in un certo periodo di tempo era la crema della crema delle edizioni letterarie francesi. E quello che mi interessava era di allora, l'autore è D.J. Kellogg's, grani di frumento soffiati, 375 grammi, Gallimard Pesonetto. Tutte le informazioni che normalmente si trovano sulle scatole di cereali Smax ci sono, per solito delle bolle, eccetera, ma tutto questo è il testo, non è certo più lungo di una quarta di copertina normale di un normale libro. Quello che mi interessava di questo spostamento di un oggetto di consumo comune verso un libro è che all'epoca i miei figli erano piccoli e mi sono detta che il primo oggetto di lettura per i miei bambini è la scatola dei cereali della prima colazione. Ciascuno dei due ne aveva una scatola e ogni mattino si leggevano tutto quello che c'era, fronte, retro, fiancate. E l'idea dunque era comprimere tutto questo e metterlo nella, diciamo, nella scorza, nel guscio di un libro della Gallimard. E quanto alla scatola dei cornflakes, ci siamo. È registrato come libro, peraltro. Aneddoto divertente: quando l'hanno comprato alla Bibliothèque Nationale, dentro c'erano effettivamente dei cornflakes. C'è un giorno un signore mi telefona e dice: io appartengo al Dipartimento di Conservazione di questa Biblioteca Nazionale, le comunico che non possiamo conservare nei nostri archivi dei cornflakes. Però dice: troviamo una soluzione, abbiamo diversi tipi di Sagex,
Adesso io vi faccio, le faccio sentire dei rumori al telefono e mi dice se lei può, accetta questo sonoro per i suoi, diciamo, cornflakes. Quindi, stesso rumore dei cornflakes. Allora, altra locandina, altro poster, ne faccio molto spesso, perché tra l'altro sono facili da trasportare, i poster, i manifesti, e facili da conservare. E qui abbiamo una poesia che ho trovato e ho stravolto, di Margaret Ruffner, Schiede, che è la moglie di Jean-Frédéric Schneider, altro artista. Ho cambiato solo i verbi. L'idea però era di fare un testo, una cosa che fosse al tempo stesso un testo, un lavoro a maglia e scrittura. E per me doveva essere della misura di un pullover, di una maglia di lana. È stato realizzato anche come murales. E questo è un esempio che porto sempre della storia della traduzione di un libro oggetto. E questo è il testo che contiene tutti, diciamo, gli eventi del Festival Eternal Tour, cominciato nel 2008. Se mi passi, ecco, l'idea era di mettere in rapporto le varie istituzioni culturali di una certa città, che potevano essere, come dire, cucite insieme da una specie di grand tour. Quindi cartina, programma di festival, come avete visto sul dépliant dell'immagine precedente, quello che fanno qui a Babel, per esempio, Matteo e gli altri, ma era anche una carta della città. Avevamo la British School, Villa Medici, l'Accademia Real de España e tanti altri, ce ne sono molti in realtà, più di quanto non si creda. Come tradurre questo però in un piccolo catalogo, che non era il catalogo del festival, perché i mezzi non li avevamo a disposizione, e abbiamo fatto un oggetto turistico, fotografato, ecco di nuovo le mie mani, insieme con Jacqueline Burkhardt. Vedete Lord Byron, il suo monumento che si trova nel parco di Villa Borghese, non lontano da Villa Marraini, dove adesso ha sede l'Istituto Svizzero di Roma. A sinistra Villa Massimo, l'Istituto Culturale Tedesco. E tutti i grafici sono importanti anche loro, naturalmente, non posso citarli. Tutto, ecco qui una specie di fisarmonica, tipico oggetto destinato ai turisti, ma questo è stato rilegato a mano, bisognava incollare tutto a mano perché era troppo lungo. Quindi il gioco che abbiamo fatto è stato questo di metterci una leggenda da cartolina, sempre per citare le attività degli istituti. E con la mia collega Noemi Etienne abbiamo scritto un saggio su quello che abbiamo cercato di fare. Dunque, l'abbiamo scritto in francese, tradotto poi da Demis Quadri, che dunque gli artist in residence e i ricercatori spesso si trovano a poter collaborare con i libri d'artista. Demis Quadri è stato uno di loro. Dopodiché, seguente, questo mi fa ridere, vi sto parlando di una cosa che ho realizzato nel 2008, dunque molti anni fa, l'ultima cosa per la rete di ricerca degli artisti svizzeri, una sorta di società, la SARN, artisti ricercatori, questa è la loro categoria professionale. E la grafica
Alina Stellin non aveva idea che io avessi realizzato questo. Allora ho spedito delle immagini per farne una locandina, un poster, e lei ha detto no, non ho voglia di fare un poster con questi materiali di Donatelli, e quindi abbiamo fatto una specie di fisarmonica di foto che raccoglie in realtà alcune delle diapositive della collezione di mio padre. L'associazione SARN raccoglie diverse scuole di belle arti, e lì ho dato anche una conferenza. È buffo delle volte che ci sono dei formati che si ritrovano, che siano proposti da noi stessi o da altri. Adesso passiamo a delle immagini, una serie di immagini. È la vita parallela di Jérémy, l'altra vita di Jérémy. Beh, non è una vita parallela, è la stessa vita, però si passa sempre da una dimensione all'altra. E qui parliamo del movimento inverso rispetto a quello di cui parlavo prima, cioè come un'esposizione ritrova un libro, qui come un libro si ritrova nell'esposizione, perché tutti, credo, abbiamo insistito sull'importanza dell'aspetto esteriore del libro. Il suo peso, le sue dimensioni fisiche, è un oggetto a tre dimensioni, mica due sole. E un oggetto dunque che ha una sua dimensione, nelle misure, un peso, e mi sembra molto importante per qualsiasi libro pensare a questi aspetti. È importante anche considerarlo, vederlo come un oggetto strutturale. E quindi mi capita spesso di realizzare libri che assumono la forma di sculture. L'esempio che adesso vedete in fotografia è anecdotico, nel senso, la libreria Le Ramador di Ginevra mi ha chiesto di realizzare un'insegna, perché visto che gli avevano spaccato le vetrine, hanno ricevuto un indennizzo e hanno voluto fare un'insegna. Io ho voluto realizzare questo grosso libro di legno che fungesse da nuova insegna. Sulla bandella ho dipinto una frase che parla della libreria, movimento all'indietro, se volete, a ritroso delle edizioni. Cioè, si mettono sulle bandelle delle frasi che attraggono l'attenzione per fare pubblicità a un libro. Io ho voluto imitarlo per questo grosso libro insegna. Altre realizzazioni. Questo è l'ingresso della biblioteca della Scuola Superiore di Arti di Ginevra. Mi hanno chiesto di fare un'installazione per l'ingresso della biblioteca e ho voluto farci una biblioteca. La biblioteca annuncia l'ingresso in biblioteca, una specie di biblioteca un po', come dire, raccolta di meraviglie, di prodigi. Sono libri troppo grandi, in realtà sono delle assi, delle tavole che prendono la forma dei dorsi dei libri, e dunque l'immagine di una biblioteca, gli oggetti libri. Adesso questo si ritrova anche negli alberghi, ci sono delle carte da parati che riproducono delle biblioteche. Avete presente le interviste che danno gli scrittori in televisione? Trovate dei metri e metri dietro le loro spalle di dorsi di libri, spesso sono, come dire, disegnati, sono come delle comparse di libri che annunciano che siete entrati in biblioteca. Per ricollegarmi a quello che si diceva poc'anzi, ecco, prende la forma di una specie di collane raccolte per famiglie, per raggruppati, e tutti i titoli di questi finti libri. Non volevo mettere riferimenti a dei classici che fossero letterari o di storia dell'arte, e allora ho ripreso tutti i miei taccuini di appunti. Ci lavoro spesso con i taccuini d'appunti, penso che tutti noi
da una ventina, le ho riprese, da una ventina d'anni, e le ho ripresi tutti e mi sono riportato tutti i titoli che mi ero appuntato per poter utilizzarli eventualmente per una creazione, una conferenza. Tutti i titoli che non avevo usato, dunque una sorta di purgatorio dei titoli, li ho usati ed ecco che li ho pubblicati ormai tutti. Sono tutti i titoli che avrei potuto dare a opere mie. Qui vedete un'altra mostra, una serie di libri che stanno lì soltanto come oggetto per presenza fisica, ma anche per qualità evocativa dei titoli. A volte, come ha detto Fabienne, non occorre aver letto un libro per farsene un'idea, il titolo dà spesso un'impressione sufficiente. E questo vale per questa mostra. Sono dei libri che non si possono aprire. Alla parete, al coltro, una pagina orfana del suo libro, del suo volume. Volevo parlarne oggi perché è un trucco che uso spesso nelle mie mostre, cioè come il libro può assumere una forma che si adatti alla mostra. E a volte è questo, è una specie di quadro, dipinti, che hanno una forma varia, ma che hanno sempre l'aspetto di un quadro, indipendentemente dalle dimensioni. Qua questi testi sono in realtà dipinti a mano con inchiostro di china, quindi questa è pittura, non è calligrafia, è pittura. Per me è importante che un testo sia dipinto, il tempo che ci impiego mi fa sperare che chi legge ci dedichi lo stesso tempo che ci ho impiegato io a dipingerlo. Non si legge altrettanto rapidamente un testo dipinto a mano, no? Così come si legge rapidamente qualsiasi altro testo, perché si legge con più attenzione, direi, perché ha una sua qualità. E dunque questi quadri prendono la forma di pagine strappate e si ritrovano sotto forma di quadro, di dipinto. E sono delle passi che descrivono delle scene molto visive. Sono testi e immagini a pieno diritto, testi a pieno diritto e immagini a pieno diritto. Abbiamo parlato appunto di come l'immagine diventa testo e qui è il testo che diventa un'immagine. Quadro. Prospettiva, un panorama aperto, vue dégagée. Quando arrivò sul posto, Olive capì perché l'avevano guardato in modo strano. Era un luogo poco invitante, una radura di argilla rossa circondata da grandi pini affusolati che sembrava fossero stati attirati lì per essere testimoni di eventi sinistri. Sentì un senso di inquietudine pesarle nel petto. Il padiglione non c'era più, al suo posto c'era un buco e lo spazio intorno era stato disboscato. I forestali avevano fatto un lavoro da cani, la vista dei ceppi richiamava il fantasma delle motoseghe e lo schiantarsi degli alberi in caduta libera. I tronchi abbattuti erano stati spogliati dei rami che formavano un vasto tappeto arruffato con chiazze di trucioli qua e là come tante ciotole di noccioline rovesciate. I rami più piccoli che si piegavano e si spezzavano sotto le scarpe, costellati di pigne. Alcune erano completamente aperte, esplose e rigide, mentre altre ancora chiuse proteggevano il loro tesoro. Percorrendo i miseri resti della foresta, il suo cuore si mise a battere come le ali di un uccellino. Ebbe l'impressione di essere scampata al saccheggio di una colonia, di aver sfiorato per un pelo una punizione terribile. Come il testo di il poster di Fabienne che avete visto un attimo fa, non c'è inizio, non c'è fine, si prende una storia in corso di svolgimento e se ne fa un'immagine, è un testo dunque che sostituisce un'immagine. Ecco dunque una serie di immagini di mostre che funzionano, si riferiscono diciamo allo stesso criterio, cioè sono oggetti che descrivono un ambiente messi in rapporto con sculture o disegni
che sono, che fanno pendant visivo. Io continuo adesso su questa idea di spostamento di informazioni in un contesto diverso. Questo libro si intitola 24 immagini e fornisce già delle informazioni. 24 immagini al secondo è una, diciamo, dei parametri del cinematografo. Doveva quindi essere un libro orizzontale che riprende delle scene di film ben noti, trasposte, rifatte nella mia cucina, per così dire, nella mia cucina, nella mia stanza da bagno. Nel libro avete tutte le foto di scene ricreate nella mia cucina e tutti i titoli di film, uno dietro l'altro. E quindi bisogna fare questo lavoro di andata e ritorno tra foto e titoli, e per nel caso in cui uno non abbia trovato un certo titolo, c'è un elenco alla fine. È stato realizzato in collaborazione con un grafico che si chiama Fernandez. E naturalmente il grafico è importantissimo, perché con il grafico si va a discutere ogni elemento, dal formato al tipo di carta, al carattere, tutto. Vi ricordate la locandina, il manifesto di incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg? E qui questo titolo ha ispirato il mio... Il film è molto noto in Francia, Les Demoiselles de Rochefort, Catherine Deneuve e l'altra attrice con due gran cappelli in testa. Questo è Moby Dick, per me è la mia preferita, perché l'idea è di arrivare a esprimere un film con un minimo, un numero minimo di accessori, dunque la balena arpionata. Questa è Uma Thurman in Kill Bill. Questi sono gli uccelli di Hitchcock. Birds. Questo è Salvate il soldato Ryan, Saving Private Ryan. Questo è Elephant Man. Questa è Pelle d'asino. Giovanna d'Arco di Dreyer. Ah, questo mi piace moltissimo. Il paziente inglese. Questo mi piace anche questo molto, perché c'è veramente un numero minimo di elementi. I 10 comandamenti, la traversata del Mar Rosso. Ho fatto il Mar Rosso in una scatola di Nivea. E Twin Peaks di Lynch. Ebbene, mi dicono che a questo punto dobbiamo concludere questo bel incontro. Sacrifichiamo dunque l'ultima parte. Me ne spiace molto, ma avremo una cosa ciascuno da presentarvi, ma siamo arrivati veramente all'ora limite. E quindi, se ci sono delle domande o ne avete più nelle tasche di ascoltarci e di vedere quello che... Matteo ha una domanda? Anche gli interpreti hanno delle domande, per caso? Noi avevamo pensato di mettere tutti i nostri libri a disposizione, perché se avete voglia salite in palcoscenico e li guardate, li toccate, li esaminate personalmente, per capire un po' che cosa facciamo. Diversamente, alcuni dei nostri libri si trovano anche fuori in vendita. E anche i manifesti. Volevo sapere dove sono i Nazgulag e i Nazgul. Ma di che stiamo parlando? Mi scusi, Nazgulag, Nazgul, non credo di capire. Ah, non lo so.